Ciao a tutti amici, benvenuti su Rome 2 Total War. Siamo qui oggi tornati con gli Inlienzi. Dopo la conquista di Kralis e di Sumchi, due battaglie estremamente importanti, e anche con la conquista di Cornus, che potremo perdere tra poco, dobbiamo quindi adesso proteggere queste città dai cartaginesi. Ovviamente io spero che i Banari facciano qualcosa qui, perché altrimenti potrebbero fare un esercito. Intanto lo devo fare io un esercito, quindi diciamo andiamo qualcuno, questo mi dà più 8, creiamo un esercito, diciamo questi. Ma dobbiamo giusto fare qualcosina, cioè ce la dobbiamo mettere giusto qua. Tieni due stronzi. Qua non possiamo costruire niente. Aspetta, togliamone uno da qua. Li facciamo una sacra recinzione. Una sacra recinzione. Sì, facciamoci una sacra recinzione. Qua non facciamo ancora niente. Qua dovremmo togliere questo, ma lo faremo dopo. Ci lasciamo i due eserciti. Ecco, fa un po' schifo però. E questo in teoria dovrebbe attaccare questa qui, quindi già la faccio, vabbè. Ora togliamo. Ovviamente era scontatissimo, qui non c'era mai proprio nessuno, quindi non ha manco senso farla, cioè voglio dire, carichiamo e basta. Ammazziamo. Ah, scappano pure, addirittura. Va bene, va bene. Scappano addirittura. Hanno la forza di scappare. Sì, sì, la guerra civile, sì. Ok. Questa spia che non riesce a fare manco un'azione buona. Facciamo un attimo questi. Che è proprio non manco senso. Aggressione, ammazzateli. Aia. Aia. Uccidetemi. Ok, morti. Buttiamoli qui di nuovo, vabbè. Combattenti, qua ci mettiamo questo e ci mettiamo qui un bel bardo. Sta città proprio non la vogliono conquistare, cioè proprio non è nei loro piani. Eppure vi ho chiamato in guerra, o no? O sbaglio? Sì. We have need of talk, cioè, I'm sure. But we all accettato finalmente. The gods will rejoice at the words we have spoken today. You. We have need of talk, I'm sure. Yes, your words show wisdom beyond. Va bene. Ora, quello che faremo è principalmente stanco. Ci costruiamo in questa regione un alloggio per artigiani, sì. Un alloggio degli artigiani che sarà molto utile. Qua non posso fare niente, qua non posso fare niente, qua non posso fare un cazzo. Beh, bisogno di soldi. Tanti soldi. E comando della fanteria qui. Qua ne contiamo. E scappano. In questo caso vorrei puntare proprio su la quantità, perché secondo me con la quantità giusta ovviamente di soldati possiamo vincere senza problemi. Manda le ciance, andate qua voi. Intanto qui che possiamo fare? Allora,
Possiamo unire questi. Vabbè, qua niente. Vabbè. Ok, così guadagniamo un po' di più che altro. Questo è il mio obiettivo adesso. Assunci. Cambiamo importo. No. Compriamo qualcuno prima. Allora, fermi un attimo. Fermi tutti. Tu stai qua. Allora. Possiamo farcela. Possiamo e dobbiamo farcela. Abbiamo dei rinforzi ottimi. Ottimi, c'è già poco da fare. Se io non facessi così, non... Cioè, la vittoria è a portata di mano. Perciò per questa volta non vorrei giocarla, perché vorrei giocare, vorrei proprio fare una battaglia. Vorrei proprio avere contro di me un avversario tosto. Quindi per questa volta io la farò in modalità equilibrio. E voi ve ne andate a Cornus dopo. Ora potremo anche togliere tutti questi. Dobbiamo guadagnare e per farlo dobbiamo utilizzare tutti i mezzi possibili. In giro si dice che di notte una gigantesca statua di pietra prende vita e se ne va in giro per la campagna. La popolazione è in preda al panico e ci chiede di fare qualcosa. E inviamole nelle guardie per fare una passeggiata. Bah, queste storie, chi è che le mette in giro? Deve soffrire perché ci fa perdere tempo. Cazzo, tempo prezioso per noi. Sunci ci mettiamo l'arsena, Corni ci mettiamo questo. Ok. Qua un esercito, vabbè, qua sta benissimo. Ma vabbè. Dovremmo creare una flotta. Dopo la creiamo. Bene, la storia è una farsa, falsissima. Me l'ho immaginato che era così, cioè non poteva essere. Siracusa. Ho scoperto Siracusa che espansionismo, io, espansionismo, giusto. Greetings. We are civilized folk. Commerciamo, dai. You speak with wisdom. We Ok, con Siracusa commerciamo, quindi anti introiti per noi. E Siracusa quindi è in guerra con Cartagine. The blessing of the è in guerra con Cartagine. Allora il nostro prossimo obiettivo è di prendere Utica. Molto semplice, quasi. Prenderemo Utica, però dobbiamo migliorare ovviamente tutte le nostre, tutti i nostri edifici, tutte le nostre unità, tutto ciò che è possibile. Altrimenti non si va avanti. La ricostruite, va bene. Pace? It would be mai bene. You're... Si
si sono uniti alla nostra confederazione. Questo significa che ha inizio una confederazione nuragica. La Sardegna è completamente sotto il controllo di una fazione. No, 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 attacco! Defige! Prendiamola! I migranti massini vorrebbero conquistare Utica, ma con il nostro esercito e la nostra flotta noi combatteremo per vincere. Non sarà facile perché a monte già vengono tisti miti, però non abbiamo una cavalleria. Allora, qui dovremmo vincere, però dovremmo fare una modalità molto aggressiva. Perché se stiamo in difesa, questi qua ci sfondano in culo. Combattiamo.
Bene, li abbiamo sconfitti. Abbiamo sconfitto questi ribelli, questi immigrati, questa migrazione. Prendiamo le civili. Allora. Ragazzi, per questo video è tutto, grazie per aver visto questo video, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo.